Bene, allora se non ci sono altre, mettiamo in votazione il punto numero 4, imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote anno 2024. Chi è favorevole? Tutti all'unanimità. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Tutti all'unanimità. Punto numero 5, programma triennale dei lavori pubblici e programma triennale degli acquisti di beni e servizi per l'annualità 2024-26 e relativi elenchi annuali ad adozione. Passo la parola al vice sindaco. Gli interventi che riguardano il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 sono: intervento per la difesa dell'abitato, dalle spiagge e delle attività connesse per un importo complessivo per euro 5.526.933,18. Finanziato con fondi PNRR, i lavori sono stati aggiudicati che inizieranno a gennaio 2024. Lavori di realizzazione di nuove aule per attività integrative per le scolastiche presso la scuola primaria dell'infanzia Baudo, con un importo di euro 176.000. Questa è una realizzazione con la che abbiamo chiesto un finanziamento alla Regione Liguria. Riqualificazione del sentiero comunale da Chiesa di San Giorgio in località Sanda a Chiesa San Michele Arcangelo per un importo pari di euro 180.000. Intervento con cui si è partecipato con un bando sul turismo. Parco Bottini, restauro, valorizzazione, adeguamento impiantistico, abbattimento, barriere architettoniche e messa in sicurezza, per un importo complessivo di euro 1.080.000. È in corso la progettazione definitiva per partecipare a dei bandi PNRR. Sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza di Via Marucchi, per un importo di euro 400.000. È stato realizzato il progetto e siamo alla ricerca dei finanziamenti. Sistemazione idrogeologica versante via Biestri per un importo di euro 800.000. Anche questo è stato realizzato a progetto di fattibilità. Sistemazione idrogeologica di riqualificazione via Marconi per un importo di euro 400.000. Anche questo è stato realizzato a progetto di fattibilità e siamo alla ricerca di finanziamenti. Riqualificazione scalinata Crovier e collegamento alla Pineta Bottini con la cicla pedonale e la passeggiata per un importo di 430.000. Lavori di riqualificazione infrastrutturale della zona a servizio degli impianti sportivi e delle attività produttive esistenti in località Natta, con innesto con lo svincolo autostradale di Cerre Ligure, potenziamento del percorso ciclo pedonale per un importo complessivo di euro 3.666.622. È in corso la conferenza di servizi e siamo alla ricerca di finanziamento. Nuova realizzazione spogliatoio Campo Assetto per un importo di euro 409.576, a cui partecipiamo a un bando su Sport e Periferia. Invece il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2024-2026 prevede lo spazzamento, disarmamento e pulizia cunette sulle strade e pali comunali per un importo complessivo di euro 285.000, manutenzione del verde verticale per un importo complessivo di euro 270.000, servizio di pulizia e sanificazione immobili comunali presso il Comune di Cerre Ligure per un importo complessivo di euro 165.000, affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani assimilati, dei servizi di spazzamento e pulizia del Comune di Cerre Ligure per un importo annuale di euro 1.880.000. Servizio gestione parasporto per un importo complessivo di euro 150.000, servizio di gestione del trasporto scolastico per un importo complessivo di euro 360.000, servizio di informazione e accoglienza turistica per un importo complessivo di euro 150.000, servizio SAI Sipronim per un importo complessivo di euro 867.000. Vorrei aggiungere una cosa sul discorso dell'ultimo punto, il progetto SAI-Sipronim. È di questi giorni che il governo non ha ancora sciolto il nodo sul proseguimento di questo progetto. Noi sappiamo che al momento il governo procederà al
diciamo, la posticipazione, siccome a noi scadeva la fine di questo anno, come tante altre amministrazioni, hanno allungato il tempo di 2 mesi, quindi fino a fine febbraio, poi stiamo rimanendo tutti in attesa di capire quali saranno le indicazioni del governo. Voi sapete che questo progetto è un progetto che viene pagato totalmente, i soldi arrivano appunto dallo Stato e noi facciamo altro che essere veicolare i soldi poi alla gestione delle cooperative. Devo dire che è stato un progetto positivo che ha portato nuovi riscontri, ha dato possibilità a queste persone di integrarsi e quindi ci auspichiamo che venga mantenuto e portato avanti. Noi questa nostra preoccupazione l'abbiamo già nei mesi scorsi, abbiamo coinvolto ANCI che poi devo dire ha anche aperto un tavolo di confronto e quindi già ci siamo incontrati anche con chi a livello nazionale di ANCI è direttamente all'interno dei tavoli di lavoro con i ministeri, proprio perché i comuni che sono coinvolti in questo servizio hanno manifestato tutti l'intenzione di continuare questo progetto. Speriamo che questa cosa possa avvenire. Ci saranno altri incontri in ANCI e noi continueremo a rimarcare la nostra disponibilità. Se non ci sono altri punti. Mettiamo in approvazione allora il punto numero 5, programma triennale dei lavori pubblici, programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per l'annualità 2024-2026 e relativi elenchi annuali, adozione. Chi è favorevole? Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Immediata esibibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Punto numero 7, approvazione del bilancio di previsione No, 2000. punto Ah, 6. scusate, 6. Ti Ah, sei scusate, mi sono scordata saltata. la nota aggiornata Sì, pubblica. esatto. Punto 6, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026. Proponiamo di approvare la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026. Il DUP è stato adottato in atto in giunta il 12 settembre 2023, presentato poi al Consiglio Comunale con comunicazione di avvenuto deposito in data 12 settembre 2023 e poi approvato in Consiglio Comunale il 15 novembre 2023. A seguito delle predisposizioni dello schema di bilancio di previsione 2024-26 si è provveduto quindi all'aggiornamento del DUP nella parte finanziaria, nella programmazione triennale e negli obiettivi strategici. Il nostro mandato è stato caratterizzato in questi anni da 3 linee generali che prevedono la centralità della persona, il rinnovamento del paese, la sostenibilità del territorio. Per il 2024 si prevede di concretizzare attraverso il documento unico di programmazione gli obiettivi strategici associati a ciascuna linea programmatica di mandato. Rispetto alla volta precedente, sono pochi i punti che vengono appunto modificati, quindi lasciamo la parola all'assessore ai lavori pubblici, mentre gli altri obiettivi, non hanno necessitato di aggiornamento. Prego. Aggiorniamo il documento unico di programmazione con l'inserimento della messa in sicurezza e valorizzazione del parco attualmente fuori recinto dalla Pineta Bottini e la zona destinata a parcheggio, la riqualificazione della scalinata carrovia e il collegamento della Pineta Bottini con la ciclopedonale e la passeggiata mare e la realizzazione di una nuova lacrimina in località Piani. Bene, ci sono indicazioni, allora mettiamo in approvazione la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2024-2026. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? 2. Immediata esecutività. Chi è favorevole? All'unanimità. Punto numero 7, approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati. L'amministrazione sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione di bilancio di previsione del Comune di Celle Ligure derivato dal confronto tecnico-amministrativo. Lo schema di bilancio che approviamo mira a mantenere la qualità dei servizi tenendo conto degli aumenti che si registrano in tutti i settori e che investono anche la pubblica amministrazione. Il documento presentato al Consiglio tiene conto di uno scenario generale dominato da 3 elementi principali: conflitti in atto che continuano ad avere anche risvolti negativi sul mercato finanziario e non solo, esempio i prezzi, la reperibilità delle materie prime e i costi delle utenze.
la prosecuzione della fase di attuazione del piano di ripresa e resilienza, PNRR, e la fine degli effetti dei sostegni straordinari ai comuni legati alla criticità sociale della pandemia. Il bilancio 2024 è realizzato per rispondere alle esigenze del Paese, mantenendo tutti i servizi, affrontando le spese in crescita, soprattutto sul fronte della complessiva tenuta sociale, senza aumento della pressione tributaria sui cittadini. La tassazione rimane invariata. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha modificato il principio contabile della programmazione con lo scopo di agevolare l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2023. La novità principale è da individuarsi nella predisposizione di un bilancio tecnico in equilibrio entro il 15 settembre, predisposto poi dal servizio finanziario. Al bilancio tecnico sono seguite poi le modifiche con ogni responsabile di servizio che ha proposto, confrontandosi con l'amministrazione, modifiche soggette a revisione qualora l'equilibrio non sia più garantito. L'iter attivato presso il nostro comune ha portato alla predisposizione del bilancio di previsione 2024-26 con il deposito dello stesso il 29 novembre scorso e la proposta di approvazione in data odierna, rispettando il termine del 31 dicembre. Rimangono aperte tre situazioni che comunque non ci impediscono di approvare oggi il bilancio e così con l'approvazione di garantire la piena operatività all'ente. La prima in materia di IMU, di cui si è detto appunto precedentemente. La seconda, in maniera di addizionale comunale IRPEF, i comuni infatti sono in attesa delle decisioni ufficiali a livello nazionale, quando saranno ufficializzate e si proporrà in consiglio la deliberazione. Come noto, a livello centrale l'intenzione è quella di accorpare i primi due scaglioni dell'IRPEF e le relative aliquote. Appena verrà definita la questione, si procederà con l'adozione della relativa delibera. La terza, in materia di spending review. Il disegno di legge di bilancio 2024 prevede un contributo degli enti locali per la finanza pubblica per 5 anni, dal 2024 al 2028. Il contributo verrà ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della missione relativa al sociale e tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun comune. Il taglio non è al momento quantificabile e verrà reso noto soltanto nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Si procederà pertanto a una revisione del bilancio non appena si avrà la disponibilità dei dati. Passiamo ora all'analisi delle principali voci di bilancio. Per macro aggregati, entrate, le entrate previste nel 2024 ammontano a 8.563.000 per le entrate tributarie, a 468.000 per i trasferimenti correnti, a 1.031.000 per le entrate extratributarie, a 8.857.000 per le entrate in conto capitale. La spesa corrente ammonta a complessivi 9.964.000, così destinata 2.152.000 di spesa di personale, 201.000 in imposte e tasse, 4.756.000 acquisto di beni e servizi, 50.000 interessi per ammortamento mutui, 2.140.000 trasferimenti, che sono i famosi trasferimenti di cui si parlava prima, allo Stato, 842.000 altre spese correnti. Per quanto riguarda gli investimenti, sono previste le seguenti spese: manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche e spiagge a libera piani per 90.000 euro, in modo tale da garantire la fruibilità a tutti. Interventi per la difesa dell'abitato, delle spiagge e delle attività connesse, finanziato con PNRR 4.035.000. Realizzazione di nuove aule per attività integrative e parascolastiche 176.000. Realizzazione di uno spogliatoio in campo a 7 409.000. Sistemazione idrogeologica, messa in sicurezza di Viamarucchi 400.000. Sistemazione idrogeologica e riqualificazione di Via Marconi 400.000. Sistemazione idrogeologica versante via Biesti 300.000. Riqualificazione scalinata Cravio e collegamento alla Pineta Bocchini con la ciclo pedonale e la passeggiata 480.000. Riqualificazione sentiero comunale da Chiesa San Giorgio a Sanda a Chiesa San Michele Arcangelo 480.000. La riqualificazione infrastrutturale a servizio degli impianti sportivi e attività produttive locali Tanatta con l'innesto, con lo svincolo autostradale e il potenziamento del percorso ciclopedonale da collegare con la ciclovia tirrenica per
per 1.200.000. La realizzazione poi dell'area Canina e Diani 60.000, il parco Bottini restaurato, valorizzato adeguatamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza di tutta l'area della Pineta, così da renderla fruibile tutta, per 500.000, per un totale di investimenti di 8.530.576 euro. La spesa di personale lorda prevista poi per il 2024 è calcolata in base ai criteri stabiliti per legge, cioè la 296 del 2006, integrata poi con la legge 133 del 2008, tenuto conto dei vincoli di deposito dal decreto ministeriale del 17 marzo 2020, al netto dell'esclusione e ammonta appunto per 1.395.000 e rispetta il limite di spesa di media del triennio 2011-2013, che è pari a 1.657.000. In questo quadro generale, il bilancio mantiene ferma una serie di scelte strategiche nei servizi alla persona, mantenendo gratuiti biblioteca, ludoteca, studioteca, pre e post scuola anche alle medie, libri gratuiti per gli alunni residenti di tutte le classi della scuola secondaria Gerisso, la sala smart working gratuita e un'opportunità anche per gli studenti, per i lavoratori. Continuando poi con gli aiuti alle persone in difficoltà e a sostegno alle famiglie in cui vi sono situazioni di disabilità, affrontando le condizioni di disagio minorile in collaborazione con ASD e AVIS, è un progetto che si prevede a gennaio 2024 il coinvolgimento delle associazioni eccellesi e sportive, culturali e religiose. Un progetto che oggi abbiamo condiviso, appunto, cioè hanno voluto condividere con noi AVIS e ASL, che vedrà appunto un coinvolgimento proprio di tutte le associazioni del paese, sia culturali appunto che religiose, proprio per discutere e affrontare il tema, non solo discutere, ma affrontare proprio materialmente il tema del disagio minorile per trovare del modo per aiutare i ragazzi. Nella sostenibilità ambientale e anche sociale, gli interventi di manutenzione sugli edifici pubblici, impianti sportivi sulle scuole, il verde urbano, il pagamento delle utenze. Un sostegno alle associazioni del territorio anche con spazi gratuiti e locali pubblici senza alcun costo, quindi la manutenzione, la pulizia, l'acqua, la luce e il gas. Nelle scelte per la cultura, oltre alle iniziative organizzate dall'assessorato alla cultura, si sta continuando il riordino dell'archivio storico, una cosa importante per noi. E in questi giorni, l'arrivo in questi giorni dei nuovi mobili compattatori consentirà la sistemazione anche dell'archivio corrente. Nel turismo, l'introduzione dell'imposta di soggiorno ha reso disponibili le risorse da impegnare in accordo con il comitato turistico locale. Sono state avviate l'utilizzo di questi soldi per iniziative improntate alla valorizzazione del territorio, alle sue eccellenze e soprattutto alle attività che si svolgono in questo Natale. Con l'ingresso nell'Associazione dei Borghi più belli d'Italia abbiamo offerto a Celle nuove prospettive turistiche, rendendo maggiormente attrattivo il nostro comune. Ricordiamo a tutti che partecipiamo quest'anno alla trasmissione del Borgo dei Borghi 2024 all'interno del Kilimangiaro su Rai 3, rappresentando la Liguria nella sfida tra i 20 borghi. Uno, ce n'è uno appunto per regione. E poi, sempre nel 2024, ospiteremo Borgo Divino Tour, un evento itinerante dedicato alla promozione turistica attraverso le eccellenze enogastronomiche dei borghi. Nel 2024 continuiamo a investire nella manutenzione dei 30 km del sentiero delle Sette Chiese, prendendoci cura del territorio collinare e boschivi. E abbiamo valutato di investire ancora con l'estensione del sentiero in alcuni nuovi tratti. Inoltre, continueremo ad investire nella valorizzazione e manutenzione del verde pubblico. Alla fine di gennaio 2024 inizieranno i lavori di mitigazione dell'erosione marina, che vedranno l'allungamento del pennello Crocetta con il rifacimento strutturale di materiale adeguato al nostro litorale, come previsto dal progetto del 2018. Fondamentale continuare a lavorare per intercettare il miglior numero di finanziamenti esterni, anche attraverso le risorse economiche ad oggi previste dal PNRR destinate agli enti locali. Il comune di Celle Ligure si mantiene pertanto virtuoso, con un bilancio sano, in grado di approvare appunto il bilancio di previsione entro la fine del 2022, senza dover entrare in un esercizio provvisorio che equivarrebbe ad una paralisi, a un blocco delle attività. Il bilancio è stato sottoposto all'esame del revisore unico dei conti, che ne ha rilasciato parere favorevole. Ci sono interventi? Sappiamo soltanto che questo è l'ultimo Sì. anno,
sono stato un periodo di 5 anni abbastanza complicati e particolari, c'è stato un impegno da parte di tutti in una situazione di pace, Covid, 5 anni arrivato, e il bilancio presentato risulta abbastanza con delle ipotesi, con dei progetti che non sono ancora finanziati o altro, questo è già spiegato in passato. Alcuni grandi progetti non hanno ancora preso l'avvio, il ponte sulla Natta non è È stato iniziata la bloccato, conferenza. è iniziata Sì. la conferenza, la punta dell'Olmo ancora non va avanti, il progetto della punta dell'Olmo, No, credo. forse fece le colonie La milanesi. colonia di scusami, è ancora. Come vuoi, se vuoi più sono nessuno. Alcuni sono finanziati dal PNRR, ma quindi ancora in definizione se ai fondi arriveranno. Sul comparto sociale ci sono degli sforzi, ma pensiamo che si debba fare di più. In passato avevamo sottolineato l'importanza di abbassare la soglia minima per l'esenzione per l'IRPEF, per la tassazione, e sul turismo, sebbene vi siano delle attività quali il borgo valutale o le super chiese, si nota che c'è una mancanza di integrazione con la realtà cittadina, con un'integrazione tra le attività e le attività locali, c'è un po' di scollegamento tra il comparto turistico e le attività locali. Allora, per le colonie milanesi hanno fatto sapere che hanno intenzione di rimodulare il loro progetto, ridimensionandolo, nella ricerca di nuovi investitori. Quindi sono loro in un momento di stasi loro. Per quanto riguarda i progetti che abbiamo inserito, sia nell'approvazione di bilancio che nelle RUP, ovviamente noi lasciamo un patrimonio di progetti che possono essere, che sono nel cassetto, che possono essere riproposti, che riteniamo che siano importanti per lo sviluppo del nostro paese, per il miglioramento, in modo tale che sapete che è un obbligo ormai inserirli all'interno dei vari documenti, proprio perché è una delle richieste che viene fatta quando si presentano i progetti. Quindi quello è un modo di vedere in prospettiva con nel tentativo di poter agganciare questi soldi del PNRR. Il discorso del turistico è un discorso complesso, articolato, che però oggi vede, ha una prospettiva diversa. Il fatto di aver comunque realizzato questo Comitato per il Turismo ci dà modo oggi di ragionare su quelli che sono i modi di valorizzare il nostro territorio, valorizzarlo all'esterno ma anche all'interno. Si sono incominciati a fare i primi diciamo, discussioni e ragionamenti su come valorizzarlo, quali sono i punti di valorizzazione. Stiamo affrontando insieme a degli esperti che ci sono messi a disposizione da Italia Riviera, che ricordo che è l'organismo che si occupa di gestire la tassazione della tassa di soggiorno, che ci stanno aiutando proprio ad orientarci, perché non è un settore facile, non è semplice, soprattutto bisogna iniziare come abbiamo fatto noi e speriamo che chi arriverà dopo di noi continuerà approfondire questo tema al fine poi di arrivare a una definizione anche per quanto riguarda le attività esterne. Ovviamente io ritengo sempre che l'amministrazione debba in primis creare delle condizioni, un ambiente diciamo che possa dare opportunità. Ovviamente ci sono altri elementi che non riguardano le volontà di un'amministrazione, ma che sono legate alla capacità dell'imprenditoria e anche alle difficoltà che riscontrano su un tessuto, un territorio bello come il nostro, che però appunto può creare dei problemi. Mi riferisco non primis agli affitti che alcuni di essi hanno, che sono veramente una cosa molto sempre più difficile e complessa da situazione da gestire. Quindi io credo che ci sia un buon avvio, lasciamo comunque un'amministrazione che ha aperto delle finestre importanti, mentre fino a qualche anno fa si continuava a parlare di queste cose, noi abbiamo comunque aperto una nuova strada, una nuova via che speriamo che
chi ci sia la riesca a percorrere nel miglior modo possibile nell'interesse della comunità. Bene, se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione la delibera, quindi approvazione del bilancio di previsione 2024-26 e relativi allegati. Chi è favorevole? Astenuti? 2, 1. Contrari? 1. Linea? Ok. Guardate che vediamo. Allora, tenuto abate. Approvate? Ok. Contrario? Linea? Immediata eseguibilità, favorevoli all'unanimità. Ora abbiamo detto che la numero 9, quindi il consorzio per la curazione delle acque del Savonese, riduzione del capitale sociale delle acque Savonese SPCA partecipata indirettamente alla Comune di Celle Ligure per copertura delle perdite e contestuale modifiche dello stato sociale, diventa la numero 8. Anticipata, sì. Al Consiglio Comunale spettano gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali. Acque Pubbliche Savonese è una società consortile partecipata al 50% dal Consorzio della Curazione di Acque di Scarico del Savonese, il cui Comune di Celle Ligure detiene una partecipazione pari a 3,909.000, anzi 650% del capitale sociale, per 918.920 euro, su un totale di 23.522.278 euro. Con deliberazione consiliare numero 19 del 27/4/2003 è stato autorizzato il mantenimento della suddetta partecipazione ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016 e dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti numero 16/2017. Con il bilancio 2022 di APS si è evidenziata una situazione patrimoniale con capitale sociale di 500.000 euro. Riserve in conto capitale 95.250 euro, la differenza dell'arrotondamento è 1, le perdite al nuovo sono meno 396.445. La perdita di esercizio è meno 118.612 e il patrimonio netto è di 80.194. Una successiva deliberazione, poi nella seduta del 26 giugno 2023, il Consiglio di amministrazione dell'APS approvava la situazione patrimoniale al 30 aprile 2023, come evidenziato dalla tabella riportata nella deliberazione. Con di cui si legge appunto il capitale sociale, le riserve in conto capitale e quant'altro. Quindi la situazione patrimoniale al 30 aprile 2023 riportava ancora una situazione in cui le perdite hanno eroso il capitale sociale oltre un terzo. Non sussistono motivazioni per ritenere che APS possa produrre in futuro utili tali da riportare la perdita al di sotto del terzo del capitale sociale. Nel patrimonio netto al 30 aprile 2023 sono allocate riserve di capitali disponibili per la copertura delle perdite per euro 150.000. Comunque in misura non sufficiente del tutto all'importo della perdita registrata. Ritenuto quindi di poter procedere alla riduzione del capitale sociale per la copertura della perdita eccedenza, le riserve utilizzabili, riduzione quantificabile di un importo complessivo di euro 365.057, che porta il capitale sociale ad euro 134.800, oltre alla costituzione di una riserva pari ad euro 143. Considerato inoltre che occorre procedere a modificare il terzo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 7 dello Statuto nelle seguenti formulazioni, cioè che l'articolo 4 i soci e le loro quote di partecipazione nel terzo comma e le quote della società sono riportate come segue: il Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese, società per azioni con una quota pari al 50% del capitale sociale rappresentata da numero 67.400 azioni da 1 euro ciascuno. Servizi ambientali SPA con una quota pari al 36,50% del capitale sociale, rappresentata da numero 4.202 azioni da 1 euro ciascuno. Servizi comunali associati SRL con una quota pari al 13,50% del capitale sociale, rappresentate da numero 18.198 azioni da 1 euro ciascuno.
Articolo 7, capitale sociale. Il capitale della società APS è di euro 134.800 ed è diviso in numero di 134.800 azioni nominative da 1 euro ciascuna. Richiamato poi l'articolo 42,2 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267 e simili, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, la decisione in merito all'organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione a società capitali. Visto il parere dell'ordine in ordine alla regolarità tecnica del responsabile amministrativo, il parere della regolarità contabile del responsabile del settore finanziario e il parere del revisore dei conti reso ai sensi dell'articolo 239 sulla presente proposta di deliberazione, visto lo statuto comunale e ritenuta l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, proponiamo di dare atto della necessità di procedere alla riduzione del capitale sociale dell'APS per copertura delle perdite per euro 365.057 che porta il capitale sociale ad euro 134.800, costituendo così una riserva legale pari a 143.000. Diciamo che questa è un po' la situazione. Non so se vi sono... Questa è una cosa di cui avevamo già discusso precedentemente nei consigli, che purtroppo va portata avanti. Ma votiamo. Allora... Ovviamente si vota nel tempo. Sì. L'autorizzazione al sindaco, esatto, a andare, sì, in assemblea e votare a favore della riduzione, esatto, del capitale sociale. Quindi approviamo il consorzio per la depurazione dell'acqua di scarica del Savonese S.p.A., riduzione del capitale sociale di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A., partecipata indirettamente al Comune di Celle Ligure per copertura delle perdite e contestuale modifica dello statuto sociale. Chi è favorevole? All'unanimità. All'unanimità. Sì, no, ma stavo guardando se è immediatamente eseguibile, ma non c'è l'immediata eseguibilità. La facciamo? Non c'è. È immediatamente eseguibile questa? Sì. Bisognerebbe scriverlo. Allora aggiungiamo, votiamo che aggiungiamo l'immediata eseguibilità. Prima aggiungiamo l'immediata eseguibilità, siamo tutti favorevoli. Benissimo. Ora votiamo l'immediata eseguibilità. Perfetto, siamo tutti favorevoli. Poi modifica di alcuni articoli dello statuto della società Acque Pubbliche Savonesi, SPCA-APS, rinvio del termine fissato per la fusione e per incorporazione delle tre società consorziate in APS. Passo la parola al vice sindaco. In data 19-12-2023, presso la giunta della provincia di Savona, si è svolta la riunione convocata dal presidente dell'ente di governo degli ambiti per la gestione del servizio idrico integrato, a cui si perviene a seguente accordo. Modifica dell'attuale termine statuale dal 31-12-2023 al 31-12-2025. Proroga per giungere un accordo con la fusione delle tre società consortili in APS, Acque Pubbliche Savonesi, per la gestione dell'ambito unico denominato Ovest 1. La delibera in oggetto propone di apportare la seguente rettifica alla predetta proposta deliberativa. Nelle premesse, nel terzo ed ultimo capoverso del paragrafo, valutato che sostituisce le parole anticipando al 30/06/2025 la prorogatio, confermando al 31/12/2025 la prorogatio. Nello stesso terzo ed ultimo capoverso del paragrafo, valutato che sostituire le parole dando altresì e conseguentemente indirizzo al CDA, condando pur tuttavia indirizzo al CDA. Nel secondo ed ultimo capoverso del secondo paragrafo, rilevato che eliminare le parole è fatta salva la modifica di data dall'articolo 1,5, ritenendosi al 30/06/2025 e non al 31/12/2025. Nel primo capoverso del paragrafo ritenuto, eliminare le parole parentetiche con ulteriore modifica consistente nella sostituzione della data del 31/12/2025 ivi indicata all'articolo 1,5 con la data del 30/06/2025. Nel dispositivo, al punto numero 1, eliminare le parole con ulteriore modifica consistente nella sostituzione della data del 31/12/2025
ivi indicata dall'articolo 1,5 con la data del 30.06.2025. Sono già tutte evidenziate nella nuova proposta. Non so se avete. Queste sono le indicazioni che praticamente ci sono pervenute dall'accordo stipulato da Comune di Savona con le sognate società che dovrebbero fondersi con la struttura futura consortile. Quindi non è un testo modificabile, lo abbiamo provato tutti così e quindi questo è uno degli adempimenti a cui dobbiamo dare corso. Quindi approviamo quindi la modifica di cui articoli dello Statuto della Società Acque Pubbliche Savonesi SCPA APS, rinvio del termine fissato per la fusione e per l'incorporazione delle tre società consorziate in APS. Chi è favorevole? All'unanimità. Immediatamente eseguibile. Chi è favorevole? All'unanimità. Ora passiamo all'ultimo punto. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Celle Ligure, relazione sulle misure 2022, analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e approvazione delle misure di razionalizzazione 2023. Prego. Ai sensi dell'articolo 19,1 del vigente regolamento attività dei lavori del Consiglio Comunale, vista la proposta di deliberazione numero 54/2023, meglio specificata in oggetto, si propone la seguente rettifica: apportare le seguenti modifiche all'allegato A della predetta proposta deliberativa, nel paragrafo 3.4, pagina 14, eliminare le parole eccetto per il che è stato determinato nel 30.06.2025, anziché come evidenziato nella parte del Ovviamente manteniamo tutte queste società partecipate perché sono quelle che ci raccolgono i rifiuti, ci consentono di avere l'acqua e il trasporto pubblico locale. non so Se non ci sono osservazioni, mettiamo l'approvazione. Allora, la pratica, razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Celle Ligure, relazione sulle misure 2022, analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e approvazione delle misure di razionalizzazione 2023. Chi è favorevole? All'unanimità, immediata eseguibilità, chi è favorevole all'unanimità. Grazie, auguri di un sereno Natale a voi e alle vostre famiglie e ci rivediamo nel 2024. Sì, è 0,93. Tutti sono 0,15 e